Tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale con un'email, e che vi aspetto anche su Instagram. Come al solito trovate il nickname di Sovraimpressione e il link diretto sotto l'info box, quindi vi aspetto anche lì. È un social molto più attivo, quindi avremo modo di interagire e conoscerci più rispetto al solo canale. Ho anche un profilo per le piante, quindi vi lascio Sovraimpressioni anche di quel profilo. Refill di queste unghiette, avevo usato, tanto vedrete poi anche sul canale, trovate il video di questo refill. E la base è quella di Passione Unghie, e quella si spacca sempre, come potete vedere qui c'è un bello spacchetto. Speriamo, poi stavo rifacendo il divano, sistemando il divano, niente di che, e sperando che non ha toccato la mia unghia, e quindi adesso le vado a smontare, quindi faremo il refill di nuovo. Non userò più questo di Passione Unghie perché mi fa sempre sto lavoro, non capisco perché. Oggi comunque giornata di curette personali, ho fatto la deco ai capelli e li ho tonalizzati, ho fatto la pedicure e adesso facciamo anche le manine. Ovviamente per tutte le altre cose non le ho registrate, ma queste le faremo insieme. Quindi adesso come prima cosa vado a smontare le unghie. Utilizzo la punta questa qua di Passione Unghie, che smonta molto bene, e poi per il giro cuticole andrò ad utilizzare le punte invece che ho preso su Shein e su, no, su Shein, scusate, su AliExpress. Trovate comunque i vari spacchettamenti sul canale. E preparo l'unghia come al solito, e dopodiché vado a fare la bombatura con, questa volta penso di riutilizzare, non lo so, o quello di B-Nails o alla Paz Noche, vediamo un attimo come mi gira. E anche le unghie sono indecisa tra due cose da fare, vediamo quale scelgo alla fine. E quindi niente, intanto vado a smontare, quindi ci vediamo dopo. Allora comincio applicando i preparatori, quindi il binder di Passione Unghie, dopodiché vado ad applicare il primer di B-Nail e la base sempre di B-Nail. Sottile a smalto, e un dito alla volta, e lo fermo 10 secondi in lampada. Quando finisco la mano faccio un giro completo di 60 secondi. Allora, alla fine come gel ho scelto quello di Michelle Nails, l'ice gel, il bifasico cipria 2 in 1. Quindi mi creo uno strato di scivolamento. Aspettate il mio segnale. Adesso. Poi prendo la solita pallina. Che lavoro con la punta e la porto nel giro cuticole
poco prodotto in giro cuticolo e poco nei laterali e punta, il resto lo lasciamo al centro dove c'è il punto di stress dell'unghia. Questo gel è autolivellante, quindi ci aiuta tantissimo in questo, in questa fase. Qualcuno ha preso tutte le nostre opere? Sono sicura che ci sia lo zampino di boss. Mi spiace, spero che ritroviate le vostre opere. Il tempo a nostra disposizione è quasi finito. Se serve altro prodotto, facciamo i pilini dove serve. Poi dopo andiamo a girare comunque la nostra unghia per aiutare il gel appunto ad andare dove serve. Grazie Buffy. Presto, non possiamo lasciarli scappare. Ci hanno scoperto ormai, mister. Scappa! E ora seppelliremo queste opere d'arte. Picchietto un po'. Vado 10 secondi in lampada e poi pinzo un po' i laterali. Rischiamoci di queste opere da un'altra volta. Altri 10 secondi, poi dopo faremo un giro completo con tutta la mano. Finito con entrambe le unghie, vado a dare una limata per sistemare la forma e se c'è qualche bozzetto, insomma, cerco di sistemare anche la bombatura e sgrasso e dopodiché passiamo alla decorazione. Allora, ho deciso di fare questa sorta di decorazione, quindi vado a creare con su ogni unghia con colori diversi e una sorta di French angolare, quindi soltanto un angolo di in basso e dall'altra parte invece lo facciamo nel giro cuticole e non ci importa di essere troppo precise perché poi dopo una volta catalizzato prenderò lo spider gel black e andrò a creare delle righine sopra a questi french che ho realizzato. Ovviamente lo spider jack ci sporcherà un po' il giro cuticole, quindi prima di mettere in lampada andiamo a pulire con un pazzo e un po' di sgrassanti perché altrimenti poi dopo sarà difficile rimuoverlo dalla pelle. Ci si muove però con più difficoltà, quindi è meglio pulire prima e poi mandare in lampada. A fine video vi faccio la carrellata dei gel che ho utilizzato, dei colori che ho utilizzato appunto sulle unghie.
Allora, come top ho deciso di utilizzare questo di Passione Unghie, che è il Pearl Flip Top, che ha tipo delle scagliette in madreperla all'interno, così va a dare più luce alla decorazione. Poi con una lima a grana sottile do una sistemata giusto ai laterali, perché questo top era molto molto ripido, e quindi vado a sistemare un po' i laterali e tolgo un po', cerco di smussare un po' le punte, perché quando sono quadrate un po' le punte mi danno fastidio, quindi smusso un po' quelle, e dopodiché vado ad applicare l'olio per le cuticole. Sto utilizzando l'Oleum con profumi naturali, che mi sta piacendo molto perché è super idratante e anche rivitalizzante per le nostre unghie e cuticole. Quindi ecco qua le unghiette terminate. Io spero che vi piaccia questa nail art che ho deciso di fare. Vi faccio una carrellata dei gel che ho utilizzato. E spero che il video vi sia stato di compagnia. Se è stato così, mettete un bel like, iscrivetevi, e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!